Allora, siamo con Adriana Crisci, una delle ginnaste più longeve al mondo, e oggi ancora in gara con quattro attrezzi perché all'ultimo momento ha dovuto sostituire una compagna anche alla trave. Sì, ciao a tutti gli amici di Ginnasticando. Purtroppo, come può succedere in qualsiasi squadra all'ultimo momento, può succedere che una compagna può infortunarsi. Dovevo appunto fare tre attrezzi, mi sono ritrovata appunto a sfoggiare la mia magnifica trave, dove tra l'altro il punteggio è anche entrato in squadra. Al di là di quello sono contenta, perché comunque era dagli assoluti che non risalivo, non ritornavo in campo a gara con quattro attrezzi. I programmi chiaramente sono ancora con contenuti molto bassi, perché appunto mi sto riprendendo pian piano dall'intervento al ginocchio, però insomma, man mano che passano le gare cerchiamo di incrementare sempre di più. Tempo ce n'è, io non ho fretta. E quali saranno i tuoi prossimi impegni? Beh, i prossimi impegni chiaramente saranno a casa di Ginnasticando a Roma, dove io gareggiai nei lontani Grand Prix del 1996-97, ai tempi anche quando c'era Yuri Keki, se vi ricordate. Però diciamo che erano dei contesti diversi, in palazzetti diversi, quindi adesso che ho oltre i 30 anni, per me tornare a gareggiare a Roma è come se fosse la prima volta, quindi io sarò molto emozionata, anche perché ci sono tantissime mie amiche società che mi hanno già mandato i messaggi dicendomi che verranno con striscioni, hanno comprato valanghe di biglietti, e quindi sono sicura che Roma sarà una grande emozione. Grazie, in bocca al lupo. Crepi il lupo, ciao.